Vojislav Stojanović, da Serbia, nato a Belgrado 14-4-97, gioco per la Vanoli Cremona e sono una guardia ala di questa squadra. Ho cominciato a giocare basket 7 anni, allenare basket con 7 anni, però ho cominciato a giocare quando avevo 4-5 anni, ero da solo fuori, i miei amici non c'erano e non potevamo giocare a calcio e allora tiravo su canestro. Il mio punto di forza non è uno, ci sono tanti. In questa squadra sto cercando di aiutare in tutti i modi, passare la palla, giocare difesa, prendere ribalzi. La mia miglior partita da quando sono professionista era forse contro Bologna, quando giocavo a Capo di Rolando. Ho fatto 26 punti in 20 qualcosa minuti. Vincere qualcosa di nuovo con la Vanoli, giocare Eurolega e vincere un medaglio di oro con Nazionale. Questo sport è molto bello perché è molto dinamico. Devi essere molto intelligente per giocare questo sport. È un sport molto emozionante. Basket è un gioco che non si sa chi vince mai, non è importante chi è squadra più forte prima di partita. È un sport molto bello per crescere bambini. Cosa più importante che ho imparato è credere in te stesso. Questo è anche cosa più importante in basket. Ma ho avuto sempre amore per basket, poi è difficile diventare professionista o giocatore di basket o giocatore di calcio quando hai tutto nella vita, sai, bambini che crescono con tutto nella vita, con genitori che lo comprano tutto, che lo fanno tutto per loro, è difficile fare qualcosa da solo. Io ho avuto genitori molto bravi, però non potevano comprarmi tutto che volevo io. E ho detto che divento professionista di basket perché mi piace tanto e che voglio fare tutto che mi piace nella vita. Sì, ma onestamente mi aspettavo, perché non ci sono tanti giovani che giocano in Serie A. Poi questo anno non sono più così giovane, però onestamente mi aspettavo. C'erano bravi giocatori anche l'anno scorso, Tony Carchi ha vinto, Artur Strautins che lo vince quest'anno e secondo me è uno dei più grandi talenti anche in Europa, non solo in Italia.